Amici di Serie B TV, benvenuti all'appuntamento con il campionato di Serie B Win non aggiornata. Siamo allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per la sfida che mette di fronte Cesena e Crotone, un confronto molto importante per entrambe queste formazioni che in questo momento navigano nella parte bassa della classifica. Entrambe, il Crotone ha ottenuto soltanto un punto nelle ultime 5 uscite, il Cesena viene invece da una rotonda sconfitta nel derby con il Modena, vinto per 4-0 dalla formazione gialloblu. Primo pallone giocato in fase difensiva dalla squadra bianconera, subito servito sulla corsia mancina. Gabbianetta appoggia all'indietro per il traversone di Maiello, colpo di testa e pallone sul fondo. È stato Galardo a provarci sul cross di Maiello. Tocco largo per De Giorgio, De Giorgio vede la corrente Galardo e lo serve. Galardo in area di rigore per la conclusione di Matute, che diventa invece un cross. Maiello prova la conclusione dalla distanza. De Giorgio cambia marcia, attacca De Giorgio, conclusione di De Giorgio, fuori di un soffio, ci ha messo la mano Berardi. Traversone per Succi, la posizione regolare, Succi conclusione, Vinto chiude all'ultimo momento utile. Succi aspetta un po' troppo ad andare al tiro e Vinto può deviare, pallone in corner. Attenzione a questa conclusione da parte del Crotone con Galardo. Palla messa in mezzo, attenzione alla conclusione. Prova la porta di Freller. Riceve Gabbionetta, palla buona, Gabbionetta, conclusione di Gabbionetta, Velardi. Maiello prova la conclusione, il palo di Maiello. Che spiove, passa in mezzo, attenzione perché c'è ancora la possibilità per Rossi di crossare verso il secondo palo, la conclusione al volo e la parata di Caglioni. Attenzione perché c'è anche buona posizione da Alessandro, esce il portiere con i graffiedi per la padura anticipata da Migliore, è uscito Caglioni e la porta è rimasta sguarnita. Traversone in mezzo, colpo di testa di Ciano e palla che termina alta non di molto. Comotto sale per colpire di testa il pallone, palla che spiove, il colpo di testa c'è ma termina sul fondo, nulla di fatto. Calcio di punizione e rosso per Migliore che era già stato ammonito. Parte il calcio di punizione di Gessa, colpo di testa! Zero a zero fra Cesena e Crotone e quindi un punto a testa per la squadra di Pisoli e quella di Drago, primo punto esterno della stagione per il Crotone.